Salve a tutti ragazzi, sono io, Legolas90, e vi do il benvenuto a questa ultima puntata di Aspettando Battlefield 3. Ultima puntata perché? Sì, ormai siamo agli sgoccioli dall'uscita di questo videogioco, e quindi eccoci qua con l'ultima puntata. E sì, qua non sono impazzito. Queste due clip iniziali, in cui non vedrete molto, sono essenzialmente due clip in cui vi mostrerò un piccolo confronto grafico tra la versione PC e la versione console di questo videogioco. Un consiglio: se avete una buona connessione, mettete la riproduzione a 720p, in modo tale da poter apprezzare maggiormente queste differenze. Ma niente, oltre a queste due clip, cos'altro vedrete? Un piccolo mini montaggio di alcuni momenti in cui, diciamo, che mi hanno visto, come dire, protagonista all'interno di questa beta. Quindi, passiamo alla questione di oggi. Come vedete, un video molto breve. Perché? Perché, sì, avevo la possibilità magari di fare un video tecnico in cui magari vi avrei elencato tutte le armi di questo videogioco e altre, magari, l'elenco delle mappe, ma personalmente non voglio avere sulla coscienza delle anime di poveri giocatori che si sarebbero tagliate le vene alla fine di questo video, o magari anche solamente a metà perché è troppo palloso. Quindi, per chi fosse interessato, lascerò un link nella descrizione in cui magari potete trovare l'elenco delle armi o anche altre informazioni. E quindi che fare nel corso di questo video? Che dire nel corso di questo video? Beh, essenzialmente due piccole notizie. Ho letto due news abbastanza interessanti, partirei dalla prima. Che in cosa consiste? Beh, essenzialmente ho letto che nella modalità single player cooperativa sarà possibile sbloccare 4 armi che potremo utilizzare nella modalità multiplayer. E devo dire che è una cosa abbastanza interessante, anzi, abbastanza ingegnosa, perché in questo modo si esponeranno i giocatori a approfondire sia il single player che la cooperativa per poter accedere a queste armi. E soprattutto perché, insomma, io trovo questo abbastanza positivo perché sono una persona che, diciamo, abbastanza appassionato dei single player, delle storie. E ho visto anche già dei video sul single player e sì, mi hanno fatto. Beh, diciamo che non si può dire su YouTube, ma penso che abbiate capito. Insomma, mi sono piaciuti parecchio. E un'altra notizia per i possessori Xbox 360: spero che voi siete in possesso di un hard disk, perché dovrete installare sul vostro hard disk, appunto, diciamo dei file, più o meno 1,5 giga, 2 giga di un'estensione che consiste essenzialmente su, diciamola semplicemente, in texture HD, che vi permetteranno di avere una miglior qualità e una maggior qualità grafica del videogioco. Quindi spero che voi siate in possesso di un hard disk, magari procuratevelo perché sarà abbastanza importante per poter riprodurre al massimo questo videogioco, considerando che lo spazio su DVD, come ben sapete, è limitato ad 8 giga. E essenzialmente queste sono le due notizie importanti che ho letto, quelle un po' più interessanti. E d'altro ci sarebbe forse tanto da dire, troppo da dire su questo videogioco, ma sarà meglio fare tutto in corso d'opera. Vi avverto già che probabilmente realizzerò un walkthrough dell'intera campagna di questo videogioco che troverete sul mio canale, ma meglio non farsi troppa pubblicità occulta, non è il caso. Insomma, adesso che siamo agli sgoccioli con queste clip finali, l'invito è a tutti coloro che acquisteranno questo videogioco di divertirsi in compagnia, ma penso che non sia neanche necessario andarlo a dire, perché certamente lo farete. Un invito però particolare, e non accanitevi contro non so, i possessori di Modern Warfare 3. Gran Team Kill, essenzialmente. Ero così convinto di essere una pippa che ho provato a fare uno scoop e mi sono scoperto uno scopparo perché accidentalmente l'ho ucciso. È stata una cosa assolutamente involontaria. E questo è tutto da Legolas90, un saluto e ad un prossimo video. Ciao a tutti!